Ciao, sono Massimo. Non è che per caso sei passato da queste parti qualche milione di anni fa? E qualche millennio fa? Me lo immaginavo. E siccome in quegli anni anch'io ero impegnato in altro, ho pensato di informarmi e di raccontarti in 12 minuti tutto quello che è successo qui da allora ad oggi. 30 milioni di anni fa, in questa fascia di Oceano Atlantico, a neanche 100 km dalle coste africane e a meno di 1000 dall'Europa, la sola cosa che c'era era una sterminata distesa di acqua. Ma sotto sotto si erano formati dei vulcani sottomarini che, con la loro attività, nel corso dei secoli, hanno continuato a sedimentare strati di lava e a crescere in altezza fino a sbucare sulla superficie. La prima isola a sorgere dalle acque fu Lanzarote, seguita da Forteventura, e subito dopo Gran Canaria e Tenerife, La Gomera e per ultime La Palma e El Hierro, che tutte insieme, comprendendo dal 2018 anche l'isola La Graziosa, formano l'arcipelago canario, che a sua volta, insieme alle isole Azzorre, Cabo Verde, Madeira e le isole Selvagge, fa parte dell'arcipelago di Macaronesia. E con un nome così non mi si dica che noi italiani mangia pasta asciutta non eravamo destinati a trasferirci qui. Queste isole rimangono completamente disabitate per vari milioni di anni, fino a che, secondo alcune teorie, durante il primo millennio in avanti Cristo, alcune tribù berbere africane attraversano il mare e arrivano alle isole Canarie, dove si installano definitivamente organizzandosi in differenti villaggi e tribù. Sono senza dubbio i primi abitanti dell'isola, risiedono in grotte o rudimentali capanne di pietre e canne e vivono principalmente di allevamento, pesca e le prime forme primitive di agricoltura. Tuttavia, a prescindere dalle origini comuni, le comunità delle varie isole non si relazionano tra loro, preferendo isolarsi e dando così il via alla nascita di 7 culture isolane ben distinte. Lo Sbimbace al Hierro, lo Sbanauritas alla Palma, lo Sgomero e lo Scanarios alla Gomera e Gran Canaria, lo Smajor a Lanzarote, lo Smajoreros a Fuerteventura e lo Sguances a Tenerife. In seguito sarà con il nome di quest'ultima tribù che si identificheranno tutti gli aborigeni delle isole e anche la lingua che parlano. Si presuppone che nel corso dei secoli le popolazioni Guances vennero a contatto con spedizioni prima dei Fenici e poi dei Romani, che affascinati dai luoghi e dal clima ribattezzarono le Canarie le Isole Fortunate. Sono proprio dei Romani i primi documenti, scritti e cronache che possediamo sulle Isole Canarie. Tra questi il primo è indubbiamente Plinio il Vecchio, che le chiama Isole Speridi, ma è suo nipote che nel suo libro Naturalis Historia riporta che nel 50 a.C., durante una spedizione del re di Numidia e Mauritania, viene osservata la presenza di numerosi branchi di grandi cani, ribattezzando così l'arcipelago col nome di Canarie Insule, proprio dal nome del latino can canis, e probabilmente per questo nella bandiera delle Canarie ai lati dello scudo appaiono due grandi cani. Ecco però che circa nel V secolo d.C. l'impero romano va in decadenza e le isole Canarie smettono di ricevere visite e così le tribù Guances rimangono isolate per circa un migliaio di anni. Per questo, mentre in Europa la cultura e la società cresce e si sviluppa, le popolazioni canarie continuano a vivere in maniera semiprimitiva come prima. L'isolamento finisce nel secolo XIV, quando gli europei si rilanciano sulle rotte atlantiche alla scoperta di nuove terre e nuove vie marine, e una di queste esplorazioni si imbatte di nuovo nelle Canarie, rendendosi conto immediatamente della ricchezza e delle potenzialità strategiche di questa terra, e in quel preciso momento termina la pace per queste isole. Da questo momento, infatti, genovesi, portoghesi, maiorchini e spagnoli cominciano a inviare regolarmente spedizioni per riportare in patria minerali, metalli, pelli e, senza troppi scrupoli, anche schiavi. Ma è nel secolo XV che succede qualcosa che cambia completamente la storia di queste isole. Infatti, due cavalieri normanni, Jean de Betancourt e il suo socio Gadifer de Salle, con il permesso del re di Castiglia, partono con l'intenzione di conquistare e diventare padroni delle isole Canarie. Sbarcano inizialmente a Lanzarote, dove stringono un patto con gli aborigeni e in seguito si impadroniscono anche di Forteventura, anche se questa volta ci impiegano circa 6 anni, principalmente per dei dissidi tra loro. A questo punto si mettono sotto la protezione del re di Castiglia, diventando a tutti gli effetti i signori delle due isole. Betancourt però prosegue da solo nei suoi progetti e si impossessa anche di El Hierro senza trovare quasi nessuna resistenza da parte degli indigeni. Questa fase storica è conosciuta in Spagna con il nome di Conquista de Señoría. Negli anni successivi le isole passano da un signore all'altro e uno di questi, Peraza el Viejo, si impossessa anche dell'isola La Gomera.
A questo punto la conquista prosegue, ma per mano dei re cattolici, che vedendo che i portoghesi si stanno impossessando delle Canarie, decidono di riconquistare quelle che ancora sono libere. E questo periodo prende il nome di conquista realenga. Così, nel 1478, inviano a Juan Rejon a Gran Canaria, con una spedizione composta da 600 soldati e 30 cavalieri, che però incontra una fortissima resistenza degli indigeni e impiega ben 5 anni a conquistarla. E ciò nonostante, molti indigeni rimasero liberi, rifugiandosi sulla parte alta delle montagne. Immediatamente dopo arriva la spedizione di Alonso Fernández de Lugo, che si dirige alla Palma, riesce a catturare il re Taunosu e la conquista. È la volta quindi di Tenerife, ed è lo stesso Fernández che organizza la spedizione e la conquista nel 1495, trovandosi però a dover domare una tremenda resistenza indigena che porterà alla sanguinosa battaglia di Acentejo. Ma alla fine gli indigeni vengono definitivamente sconfitti, Tenerife finisce a far parte dei possedimenti della corona e siamo nel 1496, con tutte le isole Canarie completamente assoggettate ai potentati europei. A partire da questo momento le Canarie entrano a far parte dell'area sociale e culturale europea e incomincia la fase della colonizzazione, arrivando gente dalla Spagna, ma anche da altre parti, che si dividono tra loro le terre e l'acqua. Si crea così un nuovo governo per dare impulso e sviluppo alla nuova società canaria. Purtroppo furono anni di crudeltà e di sfruttamento per gli indigeni sopravvissuti, a cui venne imposta la lingua spagnola e la religione cattolica, e che continuarono ad essere catturati e venduti come schiavi o a morire per le malattie portate dai conquistatori, fino a quando il mondo aborigeno rimase completamente distrutto. Con le isole a loro completa disposizione, i nuovi abitanti delle Canarie cominciano a sfruttare la terra con coltivazioni mirate e prima di tutto introducono la canna da zucchero, che soprattutto sulle isole di Tenerife e Gran Canaria diventano talmente estese che finiscono per diventare i principali fornitori di tutta Europa, arrivando ad essere conosciute come le isole dello zucchero. Nel secolo XVII viene introdotta la coltivazione della vigna, soprattutto a Tenerife e La Palma, e il vino Malvasia diventa così apprezzato e famoso da sedurre persino Shakespeare, che lo menziona in varie sue opere, tra cui l'Enrico IV. Le isole cominciano quindi a svilupparsi economicamente, ma non devi scordarti che sono ancora divise in due nazioni, la Realenga e la Signoria, e in quest'ultima la vita è molto più dura, essendo sotto il giogo dei vari signori locali e delle alte imposte con cui vengono vessate le popolazioni. Ma fermiamoci un attimo e facciamo un salto indietro nel tempo per parlare di Cristoforo Colombo. Nel 1492 intraprende il viaggio che lo porterà fino all'America, ma la sua nave soffre un'avaria e deve far tappa sull'isola della Gomera per le riparazioni. E quando ripartirà saranno entrati a far parte dell'equipaggio anche molti canari. Così, in seguito alla colonizzazione delle Americhe, le isole Canarie si convertono in un luogo di sosta obbligatorio, proprio nel centro delle vie commerciali che si creano tra i due continenti. Si rivela inoltre un luogo strategico e perfetto per le varie spedizioni, grazie anche ai venti alisei che soffiano dalle Canarie in direzione delle Americhe, rendendo facili e spedite le traversate e facendone così uno dei luoghi più importanti del mondo. Approfittando di questa nuova via verso i territori vergini dell'America, molti canari emigrano con l'intenzione di ripopolare quelle terre e di arricchirsi, e si stabiliscono principalmente nella zona di Messico e California, di Colombia e Venezuela e in tutte le isole caraibiche. Sembrerebbe un momento idilliaco se non fosse che il continuo arrivo alle isole di navi cariche di preziose spezie attrae in continuazione i pirati, soprattutto durante i secoli XVII e XVIII. L'attacco più famoso fu quello condotto dall'ammiraglio Nelson, che nella storia spagnola è denominato il pirata Nelson. Vedi i punti di vista? Questi attacca Tenerife, ma viene bombardato dall'enorme cannone diventato famoso con il nome di Tigre. E non solo la sua nave viene affondata, ma una palla di cannone lo centra al braccio strappandoglielo di netto. Un episodio incredibile. Ma proseguiamo. Le popolazioni canarie hanno quindi vissuto negli ultimi secoli sotto un regime feudale e quindi con pochi potenti ricchissimi e il resto della popolazione in povertà. Ma nel secolo XIX Napoleone invade la Spagna e la corte spagnola si rifugia a Cadiz. E proprio lì si redige la primissima Costituzione spagnola, che costituisce il primo passo contro la monarchia assoluta. Vengono infatti eliminate le señorías e per di più la nazione viene divisa in province e le isole Canarie si convertono in una di loro. Ma succede qualcosa. Emerge la rivalità tra Gran Canaria e Tenerife, che per lunghissimo tempo si contenderanno il dominio dell'arcipelago. Intanto, sempre nel secolo XIX, nell'isola si espande a macchia d'olio la coltivazione del fico d'India, sul quale prolifera la cocciniglia, una coccinella dalla quale si estrae un colorante preziosissimo e richiesto in tutto il mondo.
Contemporaneamente prende piede anche la coltivazione della banana, che presto si convertirà nel pilastro fondamentale dell'economia canaria e in uno dei simboli più caratteristici. Intanto si incrementano i flussi migratori delle popolazioni canarie e solo nell'isola di Cuba si trasferiscono nel corso degli anni più di 50.000 canari. Arriviamo così al XX secolo e la Spagna perde le sue colonie in Sud America perché le nazioni si sono rese indipendenti e di conseguenza il traffico commerciale dall'America all'Europa cala enormemente. All'inizio del secolo poi comincia anche a radicarsi un sentimento di indipendenza nelle popolazioni canarie, che arrivano anche ad organizzarsi politicamente creando il Partito Nazionalista Canario. Ma è nel 1936 che Francisco Franco, in quel momento di stanza alla Palmas come comandante generale delle Isole Canarie, parte con tutte le truppe in direzione della Spagna, dando inizio alla guerra civile spagnola e dopo la vittoria alla dittatura franchista. Un'epoca terribile, in cui la popolazione canaria vive una brutale repressione con persecuzioni, torture e morti. Per via di tutte queste circostanze, le Canarie si impoveriscono e sprofondano in una situazione di scarsità alimentare e di povertà, e di nuovo decine di migliaia di canari ricominciano a emigrare, questa volta avendo come destino principale il Venezuela, e moltissimi lo fanno in forma clandestina, stipati in quelle che verranno denominate navi fantasma. La situazione economica cambia completamente agli inizi degli anni 50, quando il governo locale decide di puntare sul turismo, cominciando a dare grande impulso alle infrastrutture turistiche e all'aeroporto. E da allora il turismo continua a crescere senza sosta, fino a fare delle Isole Canarie una delle mete turistiche più importanti a livello mondiale. Con la morte di Franco arriva finalmente la democrazia e nel 1982 si riconosce alle Canarie lo statuto di regione autonoma. Adesso le possibilità e capacità di governo diventano maggiori e quindi anche la rivalità tra Tenerife e Gran Canaria trova una soluzione. L'arcipelago viene diviso in due, Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas, e la questione viene considerata risolta. Da questo momento la popolazione comincia a crescere velocemente e alla fine del secolo si era già quintuplicata, arrivando a superare il 1,5 milioni di abitanti. Ma non è finita, perché con l'arrivo del secolo XXI le Isole Canarie diventano anche meta di lavoratori provenienti dall'estero e di pensionati europei, attirati dal clima e dalla qualità della vita delle isole, nonché di molti sudamericani, tanti dei quali immigrati di terza generazione che tornavano a casa. La popolazione continua così a crescere superando velocemente i 2 milioni di abitanti. Il 31 gennaio del 2020 viene individuato il primo caso di Covid-19, proprio qui, a La Gomera, ed è l'inizio della pandemia, che comporta forti ripercussioni economiche e sanitarie, fortunatamente alleviate dai grandi sforzi economici da parte del governo a favore dei cittadini e delle imprese. Le vaccinazioni cominciano nel gennaio del 2021 e ad oggi la popolazione con almeno una vaccinazione è dell'85% e il 70% è vaccinata completamente. E grazie anche al miglioramento delle cure, le Canarie si riavviano lentamente a una ripresa della vita normale, al ritorno del turismo e speriamo presto a ricominciare a celebrare lo stupefacente carnevale per cui sono famose in tutto il mondo. Benvenuto nel presente.